Si è appena concluso il Comitato Ordine Pubblica e Sicurezza presieduto dal prefetto. L'oggetto di questo comitato è stata la predisposizione dei servizi di controllo che metteremo in campo in questo weekend. Controllo da parte delle forze dell'ordine, quindi Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza e Esercito. Tutti saranno impegnati per garantire il rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È fondamentale rispettare le previsioni di divieto di assembramento innanzitutto e delle distanze tra persone. Sappiamo che il weekend è un momento in cui le persone escono di casa, vogliono prendersi una boccata d'aria. Ecco, quello che vogliamo evitare in ogni modo sono le scene che si sono verificate la scorsa domenica, quando c'è stato un assembramento davvero inconcepibile, soprattutto nella zona del porto, ma anche in alcuni parchi. Ecco, questo non potrà più verificarsi, le forze dell'ordine vigileranno su questi aspetti. Sappiamo, ripeto, che il weekend è il momento in cui le persone vogliono prendersi una boccata d'aria. Questo sarà possibile, ma nelle immediate vicinanze di casa. E non è possibile, ad esempio, immaginare un picnic al parco piuttosto che momenti di svago con amici e gruppi numerosi di persone in spiaggia. Su questo vigileranno le forze dell'ordine nei parchi, in spiaggia e in tutta la città. Dobbiamo, ciascuno di noi, dare un contributo per contrastare la diffusione del virus. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle persone, agli uomini, alle donne, ai medici, agli infermieri che in questo momento stanno profondendo un impegno straordinario nei nostri ospedali. Tutti insieme ce la possiamo fare se ognuno porta il proprio contributo.